Tommaso Coletti, quanto siete delusi? Purtroppo tanto, però secondo me col sorriso, perché comunque i segnali sono tutti positivi, siamo felici di una grandissima prestazione secondo me, dispiacere grande per le tre sostituzioni, speriamo che i nostri compagni stiano bene, che non sia successo nulla di grave. Peccato perché comunque dominare una gara in questo modo, creare tante occasioni e subire due gol, non voglio dire della domenica, il primo sicuramente, il secondo per una disattenzione, è un peccato, però cercheremo di migliorare queste cose in settimana, sicuramente il mister farà le dovute analisi, quindi cercheremo di migliorare su queste cose. Cosa è mancato invece a questo Foggia per riuscire a ottenere i tre punti? Ma cosa è mancato? Sicuramente quando c'è la possibilità di chiudere la partita magari siamo stati sfortunati, abbiamo avuto altre occasioni e poi su quella disattenzione sicuramente, perché comunque sul primo gol non possiamo che fare gli dovuti applausi al giocatore del Novara, perché comunque non è un gol da vedere tutte le domeniche. Su quel gol potremmo sicuramente fare di più, è lì che dobbiamo limare, che dobbiamo migliorare. Delusione però prosegue la striscia positiva di questo Foggia. Delusione, rammarico, però con il sorriso, perché secondo me abbiamo fatto davvero una grande prestazione. Verso Empoli con che testa? Con la testa di fare il risultato, sicuramente il mister la prepara nel migliore dei modi, quindi ricarichiamo le batterie e partiamo per questa battaglia.